Ben ritrovati a questo nuovo video che ancora una volta, come potete vedere da questa parte finale del titolo, è un tema che mi è stato suggerito o del quale uno di voi mi ha dato spunto. In questo caso si tratta di un programma che può interessare sicuramente qualcuno di voi perché dei folder, questo è il nome del programma, aiuta a mettere in ordine i file. Ecco, in che senso mettere in ordine i file? Dunque, si tratta, o meglio, questo programma ha al suo interno un meccanismo che lavora con dei filtri che impostiamo noi, come vedremo fra un attimo, e i quali filtri riconoscono alcuni tipi di file. Naturalmente, noi impostiamo dei filtri e quindi sappiamo noi quali tipi di file fargli riconoscere e poi, appunto, riconoscendo il file, il tal file lo smista in una tal cartella predefinita, l'altro file in un'altra cartella, eccetera. Quindi, in sostanza, partendo da una cartella di partenza contenente un gruppo di file, grazie a questi filtri, questo programma, con un clic, smisterà automaticamente in altre N diverse cartelle, questi file lì ce li organizza automaticamente, diciamo, appunto con un clic ci riorganizza questi file senza che noi dobbiamo star lì a filtrarli o a selezionarli a 1, 1, 2, 3, 4 e spostarli noi manualmente. Questo programma ci fa questo lavoro. Quindi diciamo che aiuta a tenere ordine sul proprio PC. Per chi ne ha bisogno, naturalmente, o quando capita quell'occasione che si ha bisogno di fare ordine. Ecco, personalmente sono, diciamo, per mia natura già ordinato di mio, quindi non ho mai finora sentito l'esigenza di avere a disposizione un programma di questo tipo, però, appunto, come ho detto, uno di voi che seguite questo mio canale mi ha dato lo spunto, mi ha parlato in un suo commento di questo programma dei folder. Io l'ho installato per provarlo e ben volentieri lo presento anche a voi, che può sempre essere un'utilità interessante da avere sul proprio PC. Anche se si è ordinati solitamente con i file sul proprio PC, si può sempre ricevere una penna USB da un amico o qualsiasi cosa che contenga magari una cartella sola con un mucchio di file tutti mescolati, e questo programma può effettivamente aiutare a fare una scernita iniziale e una suddivisione iniziale senza perdere troppo tempo. Allora, praticamente, come ho detto, il meccanismo l'ho già spiegato e appunto se uno dei file di partenza è riconosciuto da uno dei filtri che noi abbiamo impostato in dei folder, questo appunto viene automaticamente spostato in una cartella che abbiamo deciso noi. Per esempio, un file JPEG d'immagine, un file immagine, una fotografia può essere spostato automaticamente nella cartella immagine, ecco, giusto per intendersi. Se invece il file non è riconosciuto, non viene lasciato nella cartella di partenza che noi stiamo riorganizzando, ma viene spostato comunque in una cartella di lavoro di dei folder stesso. Quindi dei folder ha bisogno di una cartella di partenza, ovviamente delle cartelle di arrivo legate ai filtri e di una sua cartella a parte dove mette tutti i file non riconosciuti dai filtri e quindi li sposta lì, li tiene lì e dice: questi non sono riuscito a smistarteli perché non li conosco, dimmi tu cosa vuoi farne. Ecco, e quindi i file resteranno lì, ovviamente, finché o non li spostiamo, non li ordiniamo noi manualmente, o finché ovviamente per questi file non decidiamo che è conveniente creare nuove regole per poi in futuro spostarli automaticamente anche questi. E allora, a questo punto andiamo più dopo un po' di teoria, che magari non è così chiara senza vederlo, senza avere sott'occhio il programma, passiamo ad aprire il programma, così possiamo capire meglio quello che ho spiegato finora. Allora, il programma in quanto tale lo troviamo qua in questo PPA, quindi dobbiamo aggiungere un repository PPA per poter installare nella nostra Ubuntu questo programma e ho aperto qui
questo link del PPA, così lo vedete. Vi lascio come sempre il link nella descrizione del video. Ecco, questo è il PPA da aggiungere e vedete che qui è contenuto il programma dei folder, che è quello di cui parliamo oggi. Ecco, questo è il suo PPA. Una volta installato, noi possiamo far partire il programma. Quindi lo facciamo partire. Cerchiamo dei folder. Vedete con questa bella iconcina azzurra e con una piccola iconcina che richiama un po' un calendario con il 7 della settimana e il programma dei folder. Quindi facciamo un bel clic e facciamo partire dei folder. Ecco, non appare una finestra sul vostro desktop perché dei folder parte, diciamo, con un'iconcina qui dove ci sono gli indicatori, vari indicatori, qui sul pannello superiore. Vedete il 7 dell'iconcina dei folder. Se si fa clic, appare il suo menu e lo vedete qua. Il menu è semplicissimo, è composto dalla funzione che svolge dei folder in quanto tale, cioè clean source folder, quindi pulisco la cartella di partenza. Sarà poi questo che, una volta che abbiamo impostato come vogliamo il programma, useremo con il famoso click, quindi un click, due click e la cartella di partenza verrà riorganizzata. I settings, cioè le impostazioni, lì dove impostiamo i filtri, adesso lo vediamo. E poi il view dei folder. Quindi questo ci apre la cartella sua di lavoro, dove lui metterà i file che non vengono riconosciuti dai filtri, quindi resteranno lì raggruppati in questa cartella. Andiamo con ordine, quindi la prima cosa da fare è impostare il programma prima di usarlo. Quindi sceglieremo la seconda opzione, Settings. Ecco qua, Settings. Qui vedete che io ho già fatto delle impostazioni, a dir la verità, per poter presentarvi il programma in questo video. Quindi, come vedete qui nella source location, purtroppo il programma non è tradotto in italiano, quindi ha tutta praticamente tutta l'interfaccia in inglese, però non è difficile da capire, almeno secondo me non è così difficile da capire. E allora vediamo un po' source location. Quindi source location vuol dire qual è la cartella che io devo riorganizzarti grazie ai filtri. E io ne ho creata una naturalmente per dimostrazione, che è questa, Home Nicola scaricati dei folder demo, che ve la mostro subito, è questa, eccola qua, Home scaricati dei folder demo, e ci ho messo un gruppettino di file un po' misti, vedete che ci sono dei PDF documenti, PNG immagini, AVI, un video, WebM o altro tipo di video, un pacchetto di installazione di un programma in Java, un TXT, un testo, un file di testo, qualche file blend di Blender, insomma un po' file misti, un po' di tutto. Ecco, questa è una tipica situazione di partenza, per la quale un programma come dei folder viene utile, nel senso che naturalmente questi sono pochi file, fate conto magari di avere 200, 300, magari 500 file. A smistarli a mano è un brutto lavoraccio. Un programma come dei folder vi potrebbe aiutare a dare almeno una scrematura iniziale dei file con certi filtri. Ecco, quindi questo fate conto che è la nostra partenza. E io l'ho impostata, quindi voilà, questa è la cartella di lavoro iniziale. Il dei folder, scusate, location, cioè ecco la sua cartella di lavoro dove lui, il programma, depositerà i programmi che i filtri qui sotto non riconoscono, quindi tutti quelli non riconosciuti andranno a finire qui. L'ho messo qui, Home Nicola dei folder, che è questo. Per adesso è vuota, vedete, direttamente sotto la home ho creato una cartella dei folder, quindi la destinazione dei file non smistabili da parte del programma è questa qua. Qui ho messo un paio di note giusto per, siccome il programma non è tradotto in italiano, nelle impostazioni bisogna dapprima modificare la cartella desktop in scrivania. Ecco, schiaccio un attimo il pulsante reset qui per mettere l'impostazione per difetto, quella iniziale. Ecco, vedete, quando voi aprite per la prima volta il programma, vi trovate qui impostato il vostro desktop, praticamente. Ve lo faccio vedere adesso, la scrivania, poche parole. Ecco, la scrivania. E questa è la cartella di lavoro per difetto del programma, cioè lui fa conto
di lavorare nella scrivania, perché il concetto è questo: la scrivania di solito o spesso dagli utenti viene usata per metter lì file di lavoro, file temporanei, si accumulano, il desktop, la scrivania si riempie, a un certo punto non si capisce più niente, c'è bisogno di questo programma per riordinare, ripulire la scrivania. Quindi per difetto alla partenza del programma è impostata la scrivania. Però la mia nota verte su questo punto, cioè non essendo tradotto in italiano il programma, purtroppo il programma dietro non usa le traduzioni automatiche delle cartelle, e qui è impostato desktop, che è la versione inglese di scrivania, e così non la troverebbe la cartella di partenza. Il programma così non funziona. Se volete usare la scrivania anche voi come cartella di partenza, dovete cambiarla, almeno in questa versione o prima versione del programma bisogna cambiarla manualmente e metterci la scrivania. Quindi così sì che funziona, che è uguale a prima, però in italiano, scrivania. Questa è la prima nota qui che ho messo qui. La seconda nota è di prestare attenzione al fatto che se la cartella di partenza, che è questa, a sua volta contenesse delle sottocartelle, anche loro sono considerate come, tra virgolette, tipi file non riconosciuti, e anche le sottocartelle verrebbero spostate nella cartella dei folder. Non essendo riconosciute come tipi di file, anche le sottocartelle verrebbero spostate qui nella cartella di lavoro dei folder. Ecco, quindi dico solo questo: se avete delle sottocartelle che in realtà volete tenere lì, tenete presente che quando fate partire il programma, in realtà lui ve le sposta queste sottocartelle, quindi dovreste riportare nella situazione di partenza. Ecco, quindi delle due una: o lavorate con questo programma sempre in cartelle che non hanno sottocartelle, oppure ricordatevi che le sottocartelle vanno poi rispostate nella posizione di partenza se le volete di nuovo lì. Voilà, piccola precisazione. Bene, andiamo avanti. Quindi rimetto come cartella di partenza quella che io mi sono preparato per la dimostrazione, cioè questa. Quindi vado a cercarmi la mia bella cartellina di partenza, scaricati dei folder demo, eccola qua, apri e l'ho rimessa. Quindi parto da qua, arrivo qua e sotto vedete che ho già creato dei filtri, che inizialmente questa parte della finestra dei setting, delle impostazioni, è vuota completamente. Però io ho già creato naturalmente dei filtri per guadagnare un po' di tempo, e vedete, ho messo per esempio punto, ecco, il filtro si imposta così, punto e l'estensione del file praticamente, dal puntino in avanti, punto JPG, che sono le immagini JPEG. Quindi se nella cartella di partenza incontri un punto JPG, spostamelo nelle immagini. Uguale lavoro se incontri un punto PNG. Se incontro un punto MPG, che sono i file video MPEG, mettimelo nella cartella video. WebM uguale. AVI sempre nei video. MP4 sempre nei video. I PDF mettimeli nei documenti. E avanti così. Tutti i file che ci sono nella nostra cartella di partenza, che non hanno una corrispondenza in queste estensioni, che non hanno una di queste estensioni, finiranno nella cartella dei folder, come vedremo fra un attimo. Ecco, l'ultima parte dell'impostazione qui sotto è il dei folder type, quindi giornaliero, settimanale, weekly e mensile, come attivato adesso. Qui potete scegliere nella cartella di lavoro dei folder, quindi questa, no, non questa, ma torno, ecco, dei folder qua. Quindi nella sua cartella di lavoro dove vanno a finire i file non riconosciuti, lui non è che li mette tutti in questa cartella, ma crea delle sottocartelle a seconda di come glielo dite voi. Cioè, se voi usate dei folder spesso, potete creare delle sottocartelle daily, giornaliere. Lui creerà per ogni giorno una sottocartella e metterà tutti i file non riconosciuti giorno, separati giorno per giorno. Quindi, in un certo senso, pur non riconoscendo i file, incomincia a separarveli per giornata di utilizzo di dei folder. Se no, settimanale, creerà le cartelle settimanali o mensile, come ho impostato adesso, tanto per dimostrazione. Quindi creerà una cartella ogni mese, una per agosto, settembre, eccetera, eccetera. Se usate dei folder a scadenze più lunghe, io lascio mensile, i filtri li ho, la cartella di partenza ce l'ho, quella di arrivo ce l'ho, e posso chiudere
le impostazioni. Adesso dei folder è pronto per fare il suo lavoro. Quindi partiamo. Qui ho già aperto anche la cartella immagini, video e documenti, che sono quelle tre di arrivo dei miei filtri. Quindi vedremo tutto l'effetto. Adesso facciamo partire il programma, quindi. E partire il programma vuol dire usare la prima opzione, clean source folder, cioè pulisci la cartella di partenza. Schiaccio, clic. E vediamo che in un attimo la cartella di partenza si è svuotata. Avete visto? Meno di un secondo al massimo, si è svuotata. Dove sono finiti i file? Andiamo uno a uno. Dei folder, vedete? Ho detto di creare delle cartelle mensili, delle sottocartelle mensili. Lui mi ha creato agosto 2012. Entriamo in agosto 2012. Ci sono tutti i file con l'estensione .ds, .jar, .blend, .txt. .deb, sono tutti i file che hanno un'estensione dopo il puntino finale che non sono state riconosciute dai filtri che ho messo nelle impostazioni e li ho messi tutti qui sotto agosto. Andiamo a vedere in immagini, ecco qua, vedete che nella cartella immagini sono finiti tre file. Prima non ce n'erano, c'erano solo queste sottocartelle. Questi tre file, che sono tutti e tre PNG, sono stati riconosciuti dal filtro, me li ha spostati automaticamente qua. Andiamo nei video. Anche qui avevo solo sottocartelle, queste qui arancioni, e vedete che i video ne ho trovati un bel po'. Un AVI e due WebM, tre WebM, un altro AVI, AVI, WebM. Tutti questi video me li ha spostati dalla cartella di partenza direttamente nei video. Documenti, anche qui avevo solo queste due sottocartelle, vedete che è un PDF, PDF, tutti questi PDF me li ha spostati automaticamente nella cartella documenti con un singolo clic e aspettando pochissimo. Avessi dovuto fare a mano tutto questo lavoro partendo dai file che avete visto in partenza, cioè tutti quei file che avete visto in questa cartella che ora è vuota, ci avrei messo decisamente di più. Adesso ci ho messo un po' di tempo perché vi ho dovuto mostrare anche i setting, ma una volta che vi siete creati tutti i vostri bei filtri, che la situazione è diventata stabile, il programma è pronto, vi basta solo un clic. Al limite dovete cambiare la cartella di partenza perché non è più questa, ecco. Però una volta che questo programma è impostato, diventa molto pratico e veloce. Ecco, questo è quello che volevo mostrarvi per il programma dei folder, che sicuramente può diventare utile per chiunque in determinate situazioni, o per i disordinati, perenni, o casualmente, occasionalmente, per chi riceve magari, appunto, dicevo, una pennetta USB, un disco esterno con tanti file raggruppati di vario tipo, può aiutare, come avete visto, in questo lavoro. Ecco, per finire il video, giusto tre altre pagine web, giusto per dirvi che anche in altri ambiti, più o meno, non esattamente lo stesso concetto, alcuni si avvicina di più, alcuni di meno, ma più o meno lo stesso concetto c'è un po' in tutti i sistemi operativi, sia per Windows, Mac OS X e anche KDE, che è un altro ambiente desktop per Linux. Dico più o meno perché, ecco, sotto Windows, per esempio, uno dei programmi che ho trovato sotto Windows che fa più o meno lo stesso lavoro si chiama Magic Folder. Vedete, addirittura questo è free, quindi è un programma libero. E più o meno mi sembra di capire che fa la stessa cosa perché trascinate i file in questa cartella, tra virgolette, magica, e lui li smista in altre cartelle col concetto dei filtri, esattamente come dei folder. Quindi vedete che anche per Windows ci sono delle utilità che fanno queste cose. Per Mac, anche qui c'è gli smart folder che mi sembra che usate. Anzi, qui è la pagina di KDE, scusate. Cioè, sotto Mac OS X si chiamano smart folder, ma questo è il link successivo. Qui stiamo parlando di KDE, che si chiama anche qui come quello di Windows Magic Folder, e fa la stessa cosa praticamente. C'è un plasmoide, mi sembra che lo chiamano così in KDE, sì, plasmoidi, cioè queste utilità, questi oggetti del desktop KDE. Voi trascinate i vostri file in questa cartella e lui ve li smista sulla base dei filtri, stessa cosa. E per ultimo, appunto, il Macintosh,
ha questi smart folder che sono delle ricerche intelligenti, tra virgolette, che raggruppano. Ecco, questo è forse quello un po' più distante dagli altri due come concetto, da dei folder, ma poi in pratica il risultato, se vogliamo, tra virgolette, può essere considerato simile. Voi impostate una certa ricerca e quella ricerca, per esempio, vi torna tutti i file JPEG. Ecco, vedete qui, per esempio, JPEG, e questa cartella, che non è reale ma è virtuale, una smart folder, appunto, vi raggruppa i vari JPEG che avete in giro sul vostro Macintosh. Ecco, più o meno è un folder intelligente, un po' come si ottiene poi dal dayfolder, che smista i vari file di vario tipo. Ecco, probabilmente quello di Windows e quello di KDE sono quelli che si avvicinano veramente di più alla funzionalità di dayfolder. Questo di Mac è un qualcosa che può richiamare, ma non è proprio lo stesso concetto, però volevo solo dire che anche sotto Mac c'è una cosa più o meno simile, e non è escluso che ci siano utilità proprio identiche a dei folder oltre a questo. Ecco, quello che ho trovato, non ho cercato più di tanto, ma è solo per fare una panoramica. Ecco, allora torniamo sul PPA per l'installazione. Intanto che vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione anche di questo ennesimo tema suggerito. Quindi ultimamente sto un po' scremando le pendenze che mi sono messo da parte tra i vostri commenti dei temi suggeriti. Questo era un ennesimo tema suggerito. Spero che a qualcuno venga utile questa utilità. Vi ringrazio per l'attenzione, un saluto e alla prossima.